Buongiorno, questo mese vogliamo consigliarvi la lettura di uno dei classici più conosciuti e apprezzati della letteratura, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas padre, scritto in collaborazione con Auguste Maquet. Dumas, a causa della morte prematura del padre, non poté approfondire gli studi, ma nonostante questo manifestò uno spiccato interesse per la letteratura e dopo aver lavorato presso l'albergo del nonno, a 21 anni entrò a servizio del duca Luigi Filippo, futuro re di Francia, come copista. Dal suo primo matrimonio nacque il figlio omonimo e nello stesso periodo cominciò la sua carriera di scrittore. Il Conte di Montecristo venne pubblicato a puntate sui giornali tra il 1844 e il 1846, riscuotendo grande successo. Il protagonista è Edmond Dantès, un ventenne buono e un po' ingenuo, in procinto di sposarsi con Mercedes e che sta per essere promosso a capitano. Purtroppo Dantès è circondato da persone avide e gelose. Danglars, aspirante da tempo alla nomina di capitano, con l'aiuto di Fernand Mondego e Gaspard Caderousse, accusa Dantès di essere un agente bonapartista, facendolo così finire in carcere senza possibilità di appello. L'unico che potrebbe salvarlo è Gérard de Villefort, il sostituto procuratore del re, ma vedendo dei benefici personali nell'incarcerazione del ragazzo, non fa nulla per aiutarlo. Viene quindi arrestato e imprigionato nel castello d'If, dove è condannato a trascorrere il resto della vita. Qui conosce l'abate Faria, che da anni sta scavando un tunnel per uscire dalla prigione. Una volta evaso, dopo 14 anni, spinto dalla vendetta, indosserà i panni di tre personaggi per rivendicare i torti subiti. Le descrizioni di Dumas ci raccontano la vita dell'epoca senza appesantire il racconto, ma coinvolgendo ancora di più il lettore che affronterà oltre 1000 pagine in modo scorrevole, appassionandosi alle vicende e ai personaggi. Se avete già letto Il Conte di Montecristo, fateci sapere se vi è piaciuto.